ringraziamenti di rito che quest'anno valgono ancora di più visti i 25 anni. Innanzitutto ringraziamo tutti i docenti che stasera avete visto su questo palco. Credo che sia una cosa abbastanza rara, forse storica, aver avuto tanti musicisti così straordinari su questo palco scenico. E sono Roberto Cipelli, Attilio Zanchi, Ettore Fioravanti, spero di non dimenticare nessuno, Tino Tracanna, Pia De Vito, Elisabetta Antonini, Bebo Ferra, Bruno Tommaso, Luca Bragalini, Giovanni Agostino Frassetto, Ricardo Parrucci, Marcella Carboni, Corrado Guarino, Pino Ninfa, sono anche Ada Grifoni e Elena Vicini che se non saranno qua. E poi diamo il benvenuto ai nuovi docenti che saranno Tonino Dalla, Porta, Stefano Bagnoli, Francesca Corrias, Emanuele Cisi, Marco Tamburini, Dado Moroni e poi arriveranno anche Cinzia Spazza, Enrico Berlini. E poi tutti i musicisti che hanno partecipato ai concerti del festival. E poi ringraziamo il MIPA, il Ministero dei Beni Culturali, la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo, la Fondazione del Banco di Sardegna, l'Amministrazione Comunale di Nuoro, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, Petty Service e tutti i suoi collaboratori, la Scuola Civica di Musica Antonio Tacchironi di Nuoro, l'Amministrazione Comunale di Bono, quella di Posada, quella di Oliena, quella di Bitti, dove siamo stati per fare concerti durante questi giorni, l'Associazione Culturale Casa Cabra di Orosei, il Museo Mann, il Kill Time, che era il nostro jazz club, il ristorante Rifugio, il Self Service da Matteo, l'Auto Shopping di Michele Siotto, la Cooperativa Maia di Nuoro, la Sciardana Videoproduzioni, la Cooperativa Vigilanza Lanorese, il Welcome Time in Jazz, tutto lo staff di Nuoro Jazz a cui fare un applauso speciale, Maria Laurento, Gianfranco De Martis, Matilde Pinna, Marco Pinna, Angelo Pugioni, Silvia Murgia, Matteo Serra, Franco Pugioni, Daniela Pintus, Rita Pintus e Salvatore Pinna. Poi vorrei fare un ringraziamento personale, ma quello sia esteso da parte di tutti i docenti ad Angelo Palmas, che è sempre stato grandioso. E poi ci dovrebbe essere Nico Manca, che inviterei qua un attimo, anzi sua figlia, perché Nico è stato nostro allievo in passato, evidentemente la musica non ha funzionato molto, ma come orafo invece è straordinario e vuole offrire a tutti i vecchi docenti, lo dà a Maria Pia De Vito un suo bracciale bellissimo, e lo dà direttamente sua figlia. Grazie molto, grazie di essere stati per fino a notte tarda, grazie, arrivederci.